Lo Ius Culturae è una proposta di legge popolare volta a cambiare il quadro per quanto riguarda l'acquisizione della cittadinanza per i minori di 18 anni. Il punto nodale è la scuola. Come è nata l'idea di proporre e sostenere questa iniziativa da parte della vostra associazione? Noi vediamo che i ragazzi minori stranieri in Liguria, così come in tutta Italia, sono tanti proporzionalmente ai nostri ragazzi, chiamiamoli nativi, e sono perfettamente integrati, nel senso che a livello di alunni, a livello di maestre, a livello di scuola c'è la massima integrazione. E pensare che dopo aver fatto un percorso scolastico, un percorso di vita nella fascia giovanile e adolescenziale, gli venga sbattuto in faccia il fatto di essere stranieri quando loro si sentono perfettamente integrati italiani, credo che sia una cattiveria nei loro confronti. E quindi noi molto volentieri ci spendiamo a favore di leggi che tendono a promuovere la concessione della nazionalità italiana a ragazzi che abbiano fatto un percorso identico e parallelo ai nativi, così possiamo chiamarli. Ecco, quindi diciamo, una legge che non modifica il quadro vigente per chi invece ha più di 18 anni, non sarebbe forse una suggestione possibile quella di trovare cicli di formazione come un punto nodale anche per rendere più veloce, più semplice il conseguimento della cittadinanza anche per i maggiori di 18 anni? In fondo la formazione rimane sempre formazione. Il momento è delicato in termini, diciamo, culturali e politici. Secondo me è molto importante puntare sui giovani, mentre per gli adulti diventa più un percorso legato al lavoro più che allo studio, cioè uno studio qualificante per il lavoro. Allora ha senso parlare di integrazione. Nella fascia adulta, se non c'è un'integrazione nel mondo del lavoro, è difficile parlare di vera integrazione.